Cari amici di Live Social, so che è estate, che di scuola non si dovrebbe parlare, però noi anticipiamo i tempi e arriviamo pronti a settembre. Perché dico questo? Perché stasera come mio ospite ho il fondatore di una scuola online che si chiama lacerba.io. Ciao, ciao Michele, ben arrivato. Grazie, grazie mille. Buonasera Michele. Allora, scuola online, lacerba.io, quindi deduco che non ci serve stare sui banchi, o perlomeno serve fino a un certo punto e poi intervieni tu. In che esatto, modo? Esatto. Beh, in realtà scuola online è una parola per identificarci, però fondamentalmente ci rivolgiamo non solo ai ragazzi più giovani, ma anche a professionisti. I nostri utenti principalmente sono ragazzi dai 22-23 anni fino ai 35 anni, quindi anche più grandi. Abbiamo un signore che sta studiando programmazione con noi che ha 72 anni. Questi sono i miei preferiti. Esatto, esatto. Sono le storie sempre più belle da raccontare. No, fondamentalmente scuola online significa che è una piattaforma all'interno della quale si possono seguire tutta una serie di corsi verticali, soprattutto sulla materia del digitale, sulla nostra scuola. Quindi appunto programmazione, digital marketing, web design, personal branding anche in certi casi. Quindi diciamo che c'è il concetto di scuola perché noi produciamo tutti i materiali che mettiamo sul nostro sito, coinvolgendo poi di volta in volta dei professionisti esterni che vadano a spiegare le materie, però è un qualcosa che lo studente può fare in maniera indipendente, anzi ad agosto solitamente abbiamo i picchi di studenti perché le persone sono più tranquille, in vacanze, magari sotto l'ombrellone si guardano sul sito un corso per aggiornarsi. Anche perché forse è una scelta un po' più, come dire, di cuore invece che di obbligo, no? Perché in questo caso sono materie effettivamente che si possono scegliere per passione o sì per aggiornamento, però magari non hai l'obbligo di storia, geografia, italiano, scienze, no, eccetera. No, assolutamente, anzi ci vuole un... Io lo dico sempre, per fare un corso online ci vuole davvero cuore, nel senso che non è facile. Noi strutturiamo tutti i nostri corsi in modo che sia il più semplice ma anche il più ingaggiante possibile fare un corso. Facciamo tutti i corsi con una produzione audio-video professionale, sono tutte micropillole da 5-10 minuti, quindi non vai mai a studiare per 3 ore dietro fila, ti piangono gli occhi alla fine 3 ore davanti al computer. Ma sono corsi che effettivamente servono molto, secondo me, perché ti insegnano a lavorare, non solo a sapere la teoria delle cose, come spesso purtroppo accade nelle scuole fisiche, ma accompagniamo il percorso di studi di una persona, di crescita, anche nella pratica, quindi proprio come ad esempio appunto si programma un sito, piuttosto che come si fa una campagna Facebook, come si sviluppa e si disegna un logo, molto qualsiasi pratico, cosa pratica, sì, assolutamente. E l'idea nasce da una necessità, una passione, una curiosità? Ma l'idea è nata 3 anni fa, i miei soci erano a Berlino e si erano trasferiti lì per imparare dei nuovi percorsi professionali, soprattutto un mio vecchio compagno di università, noi avevamo studiato economia insieme, aveva un ottimo contratto, fra l'altro in una banca di investimento, ha deciso basta, voglio imparare a programmare, è andato a Berlino e in pochi mesi effettivamente è riuscito attraverso corsi online e scuole fisiche a raggiungere il suo obiettivo. E avevamo già un po' di contatti in questo mondo, abbiamo detto perché non creare qualcosa anche in Italia che effettivamente possa supportare tutte quelle decine di studenti che magari sanno benissimo l'inglese e potrebbero anche studiare su una scuola come ce ne sono tante a livello internazionale, però non hanno la capacità di chiedere assistenza in lingua, perché se tu impari un qualcosa di completamente nuovo, come la programmazione, che è complesso, ha un linguaggio particolare, tutto suo, esatto. Sì, sì. Al primo errore molli generalmente, invece avere un ragazzo magari italiano che ti può risolvere aiutare. Il dubbio ti aiuta in maniera fondamentale spesso. Ma i corsi vostri adesso sono in italiano o in inglese? Sono tutti in italiano, tutto okay. In italiano, l'assistenza in italiano e facciamo anche diverse attività live sia su Facebook che con dei webinar dedicati per cercare di fondamentalmente introdurre le persone a queste materie che spesso sono abbastanza complesse. Spesso uno non capisce neanche perché dovrebbe studiarle fondamentalmente. Però quello se sentiamo gli studenti un po' su tutte le materie così, Sì, sì, certo, vabbè, quello è più per briga, diciamo così, come si dice dalle mie parti, però essendo proprio che tu vai sulla cerva per studiare qualcosa che vuoi studiare, per metterlo nel tuo bagaglio personale, di esperienza, devi capirne l'importanza. Com'è un po' l'approccio a livello di utenti? Effettivamente
È vero che oramai il digitale e l'online va tantissimo, però rispetto a questi corsi non c'è un pochino una sorta di paura forse iniziale della serie, oddio, chissà che cos'è, cosa sto facendo? C'è un modo con cui voi riuscite tra virgolette, a convincere le persone che c'è del contenuto e soprattutto alla fine, non so, rilasciate una sorta di attestato, comunque un qualcosa che riconosca il fatto che queste persone hanno seguito i vostri corsi? Sì, ci sono diversi modi per fare capire bene alle persone il valore del contenuto. Un po' questi contenuti live che ti dicevo già introducono e fanno capire lo stile anche dell'insegnamento. Un po' su ognuna delle nostre materie abbiamo dei contenuti gratuiti che sono nello stesso formato dei corsi che poi sono a pagamento invece e che già introducono in maniera sostanziale la persona all'argomento che va ad affrontare. Quindi sicuramente c'è la volontà di far capire alla persona se effettivamente gli può servire una cosa, non c'è la vendita pura così e a scatola dura. Chiusa. E poi rilasciamo l'attestato, soprattutto sulla nuova piattaforma che abbiamo appena rilasciato. La cosa è automatica alla fine del corso, solo però se lo studente è riuscito a rispondere almeno al 70% delle domande che gli poniamo durante il corso. Ovviamente le può rifare quante volte vuole. Io dico sempre, ci sono tante persone che mi chiedono, ma mi rilasci appunto la certificazione speciale per questa cosa, quest'altra. Il certificato è una cosa più per te e per mostrarlo agli altri, ma tu devi essere preparato, sicuro di aver appreso un qualcosa. Poi puoi anche andare a presentarti a un colloquio, ma se non hai imparato niente non... È vero. Si scopre subito. Il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi, quindi... è vero Michele. Invece ultima curiosità, questa è un po' più di, come dire, una ciliegina sulla torta, lacerba.io, esattamente il nome da dove nasce? Allora, Lacerba è una rivista futurista, mm-hmm. È dove è stato scritto sostanzialmente il manifesto futurista e eravamo a Berlino appunto, stavamo... Meglio di così non si poteva. Ci stavamo informando più sulla musica elettronica che sul futurismo, devo essere sincero, e i primi a teorizzare i primi suoni sintetici sono stati futuristi, quindi per una serie di motivi avevamo trovato Lacerba come nome, ci piaceva anche a livello di naming, ha delle caratteristiche che sono interessanti e l'abbiamo poi mantenuto nel tempo, diciamo. Adesso abbiamo fatto anche Lacerba Studios dove registriamo tutti i corsi e la gente alla fine lo riconosce come nome, quindi ci ha portato bene e ci piace. Anche il messaggio futurista è in linea con quello che facciamo fondamentalmente. Direi, infatti te l'ho chiesto per curiosità, però vedi che ci sta dietro comunque un'idea, una, c'è una filosofia, assolutamente. Sì. Abbiamo preparato anche la storia filosofica e non solo quella legata alla musica. Bene, anche perché poi è quella forse che attrae più di ma tutto sì, quanto. Ma sì, alla fine perché effettivamente è il vostro biglietto da visita. Certo. Allora Michele, allora a questo punto io lascio tutti i tuoi contatti e i contatti di lacerba.io per chiunque possa, voglia, visto che si va verso agosto e poi vabbè settembre eccetera eccetera, magari qualcuno dice mi tiro su le maniche un pochino prima, certo, e mi butto in questa cosa. Allora Michele, chiocciola lacerba.io per quanto riguarda l'indirizzo mail, altrimenti pagina Facebook lacerba.io, lacerba.io tutto attaccato su YouTube, dove si possono vedere qualche dei sì corsi. Abbiamo tantissime ore di materiale su YouTube di qualsiasi genere sulle nostre materie, raccogliamo lì anche tutti i live che facciamo, quindi trovate veramente lo scibile di quello che possiamo insegnare. Ambito digital, giusto, dicevamo. Sì, tutto ambito digital, esattamente. E infine il sito www.lacerba.io. Lacerba Studios, di cui parlavi poco fa, hanno ufficialmente una sede, esatto, che si trova in via Friuli 72 a Milano. Possiamo venirvi a trovare nel caso? Assolutamente sì. Non c'è ancora il campanello, ma siamo appena trasferiti. Da ma... giù vi chiamiamo, esatto, lacerba.io, e voi rispondete. Esattamente. Michele, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per questo super progettone, come crepi, si dice, e in realtà anche buone vacanze. Le sì, farai? Tu dici no, perché il periodo delle vacanze per gli altri è quello dove noi lavoriamo di più. Le facciamo nei Lacerba Studios, dove noi stiamo benissimo. Bene, ciao Michele, grazie. Grazie mille, ciao a tutti.